Salvetti, anche voi in corteo a Bologna per il passante. A noi siamo in realtà qua contro un modello di sviluppo che è quello che cementifica, allarga le strade per il trasporto su gomma, per una logistica che è sfruttamento e repressione e contemporaneamente chiude le fabbriche dell'automotive, perché noi da operai e operaie dell'automotive le auto private non le produciamo più, non ce le possiamo più permettere e non vorremmo più permettercele. Cioè vorremmo uno Stato, un governo, una capacità pubblica di creare un polo pubblico della mobilità sostenibile che rilevi la nostra fabbrica e che ci permetta di utilizzarla per una pubblica utilità, produrre mezzi pubblici che cambino le nostre città, gratuiti per abbattere il caro vita e con una motorizzazione effettivamente ecosostenibile. Quindi non è solo il passante, non sono 6 corsie in più o in meno, è un modello di sviluppo intero che noi siamo qua a mettere in discussione. L'intersezione delle lotte cambierà e sta già cambiando i rapporti di forza? Diciamo così, siamo ben consapevoli di quanto sia lontano il cambiamento generale dei rapporti di forza, ma in alcuni punti, per esempio oggi Bologna, possiamo dire che li stiamo cambiando. Diciamo, noi ancora non siamo in grado di vincere, ma loro iniziano a perdere. Grazie Salvetti. Grazie a voi.